promuovere la partecipazione dei giovani alla vita democratica della città, dare spazio al loro punto di vista e renderli protagonisti dei processi decisionali che li riguardano. Sono gli obiettivi del progetto DEI, presentato questa mattina al Maschio Angioino con l'assessore alle politiche giovanili Chiara Marciani. Un progetto che ha permesso a tanti giovani della nostra città di avvicinarsi alle istituzioni, sia comunali che municipali, di poter raccontare quelli che erano i loro problemi e le loro proposte per vivere meglio la città. Un lungo progetto che ha visto quindi tanti giovani avvicinarsi alle istituzioni, alla politica che spesso viene considerata lontano dalle loro vite, e quindi ci auguriamo che questa esperienza pilota, questo progetto, possa portarci avanti insieme al lavoro che già sta facendo costantemente il Forum dei Giovani per fare in modo appunto che le loro idee, i loro progetti, le loro proposte possano rendere la nostra città più vivibile per i giovani e possa accompagnarli nel loro percorso di crescita. Un modello di partecipazione politica finanziato dall'Unione Europea e coordinato da Fondazione L'Albero della Vita, che ha coinvolto circa 2.000 studenti e studentesse di 3 municipalità chiamati ad eleggere i propri rappresentanti e a contribuire con le autorità locali al miglioramento di quei territori. Hanno messo su un modello, perché questo il progetto DEI è un modello pilota, costruito e partecipato, co-costruito con i ragazzi, che ha avuto anche un eco e una disseminazione non solo nelle 3 municipalità in cui ha avuto parte, che sono la municipalità 2, 4 e 6, ma ha avuto una possibilità di scalabilità anche nelle altre municipalità, anche a livello nazionale e anche a livello internazionale, perché una delegazione dei ragazzi è andata a Bruxelles a presentare appunto questo modello agli europarlamentari e alle altre organizzazioni che in Europa si occupano di partecipazione giovanile. I partecipanti al progetto hanno inoltre contribuito alla stesura dell'agenda civica giovanile, individuando in ambiente istruzione i settori di maggior interesse sui quali intervenire.